Salve a tutti, bentornati nel canale e benvenuti in un nuovo Make Up All First Impressions. Sono un sacco contenta che questi video vi stiano piacendo perché piace anche a me farli. Parto con... ho fatto soltanto le sopracciglia perché la routine è sempre la stessa dell'ultimo video e ho messo la crema sul viso, quella BB verde, troppe bocche. Oggi testiamo un po' di cose, in particolare Astra, gli ombretti Mulac che sono una nuova uscita e voglio provare una cosa molto importante che ho acquistato, che è la Beauty Blender. Parto proprio da questa, la apro. Allora, l'ho presa da Sephora approfittando del 20% che c'era questi giorni, perché viene 16,90 € questa spugnetta, che ora è piccolina e dovrebbe ingrandirsi, adesso vediamo. Allora, mi sono preparata una tazza perché mi sono vista dei video su come funziona la Beauty Blender e va immersa nell'acqua. Quindi questa è una tazza bellissima che avevo preso da Tiger. Immergiamo. Si dovrebbe ingrandire e si sta ingrandendo. Adesso ve la faccio vedere appena la tiro fuori. Devo dire la verità, sapete che ha perso anche un pochino del colore rosa in acqua? Ed è anche acqua fredda. La tiro fuori e la strizzo. Sono in fase video. La tua bellezza mi fa uscire gli occhi di fuori. Allora, la spugnetta si è visibilmente ingrandita e vi faccio vedere anche l'acqua rosa. Asciugo l'eccesso d'acqua con un fazzoletto. Questa spugnetta può essere usata sia per i prodotti liquidi che per i prodotti in polvere, al contrario di quanti molti pensano. Anzi, è stata, pare, progettata per i prodotti in polvere. Quindi io la proverò con tutti e due. Prima con i liquidi per la base e poi con le polveri per contouring, blush, queste cose qui. Ho usato l'Instant Anti-Age come correttore e vado ad utilizzare come base una cosa molto leggera. Questo è un campioncino di un fondotinta di Vroché, ma è molto molto leggero. È liquidissimo. Adesso vado a fare questo lavoro su tutto il viso. Quindi presso e giro. Questo è il risultato, che è molto dewy, glowy, sia perché comunque ho usato delle cose non secche, sia perché questa utilizzata, bagnata, mi aiuta. Tra le cose che mi ha inviato Astra, che ringrazio tantissimo veramente perché questo pacco io non me l'aspettavo, non avevo idea stesse arrivando e quindi sono stata il doppio contenta, c'è un bronze skin powder, una terra, che quindi andremo a provare anche questa con la Beauty Blender. È una terra, è un bronzer bellissimo, è caldo, però... è un caldo deserto, non ve lo so spiegare, mi sembra proprio la sabbia del deserto ed è totalmente opaco. Mi piace, secondo me, in abbinanza con questo illuminante Shaka che mi aveva regalato Giorgia a Natale, ma che non avevo ancora potuto utilizzare perché comunque è da estate. Non è che io adesso sia abbronzata, però facciamo finta di sì. Secondo me questi insieme sono molto belli, quindi non penso di andare ad utilizzare blush oggi, ma farò un trucco super super bronzed look. Visto che è la prima volta che uso la Beauty Blender, ho visto un video prima per guardare un po' come si usa ed è di Candy Johnson e lei per mettere le polveri va direttamente con la Beauty Blender e poi le mette dove vuole, quindi proveremo a fare così. Prendo la terra, che anche questa è molto scrivente come i blush, quindi mi sa che non ho preso troppa, decisamente. Carino, si è sfumato abbastanza bene. E adesso vado con l'illuminante, poco più sopra. No, non so se riuscite a vedere l'effetto, ma utilizzato con questa spugnetta bagnata, l'illuminante è bellissimo, questo Shaka. Wow. Con la punta della Beauty Blender, ne prendo un pochino da mettere qui sul naso. Questo è un look super bronzy, glowy, molto alla J-Lo, però senza esagerare perché a me piacciono le cose opache, quindi dove ne ho bisogno, quindi sulla fronte e qui sotto sul mento, che a me non piace essere illuminata lì, anche se va di moda. Prendo la parte sotto della Beauty Blender e con la mia cipria, questa è una delle mie preferite, si chiama All Matte Plus della Catrice, vado ad opacizzare queste zone. Ok, quindi sono opacizzata dove voglio, luminosa dove voglio. Non so se si vede dalla telecamera, comunque è difficile ogni volta far vedere l'illuminante, però buonissimo. Questi tre prodotti con la Beauty Blender, che comunque sono in polvere, hanno funzionato perfettamente per questo look. Andando
avanti. Altre cose che mi ha inviato Astra sono questi tre prodotti. Abbiamo un eyeliner che andremo a provare, un rossetto liquido che andremo a provare e un matitone, che queste due erano le cose che più vi interessava vedere, mi avevate scritto, che si chiama Candy Eyes and Lips, che ha quindi una, da una parte una matita nera per gli occhi e dall'altra ha una matita rosa con una punta più fina rispetto a quella del matitone per le labbra, che è perfetta da utilizzare prima di andare a mettere il rossetto liquido, quindi le nostre labbra saranno fucsia. Per gli occhi invece voglio provare con voi gli ombretti Mulac che ho preso. Sono questi due colori ed uno è matte, questo che vedete dietro, che è Doc, e questo davanti è Royal, io lo dico in francese, non so perché, ma mi viene da dirlo in francese, che è questo champagne rosino molto molto bello con una formulazione quasi cremosa, come appunto erano gli ombretti Blitz, Miss della Different Palette. Il primer occhi che vado ad utilizzare, che sto utilizzando tantissimo ultimamente, è questo del Red Apple Lipstick, si chiama Prime Time, ed è totalmente naturale, in crema, ed è molto chiaro, quindi poi qualsiasi cosa andate a mettere sopra risalta ancora di più. Invece di partire con l'ombretto sulla palpebra mobile, parto sfumando Doc nella piega dell'occhio per vedere un po' come gestirlo. Allora, ne prendo un pochino. Questo è un bellissimo colore per le ragazze con gli occhi verdi, soprattutto. Con un pennello da sfumatura molto cicciotto lo sfumo bene, perché voglio partire con una base molto sfumata, soprattutto all'esterno, e poi riandare ad applicarlo soltanto proprio nella parte della piega. Con un pennello angolato porto Doc nella parte della rima inferiore e poi su tutta la palpebra mobile vado a stendere Royal. È veramente veramente luce pura. Sempre nella rima inferiore dell'occhio vado a stendere adesso il matitone nero di Astra e anche nella rima interna, e poi sfumo sotto. È molto molto cremosa come matita, come matitone, si sfuma molto bene. Vado anche a riprendere un po' di Doc e li sfumo insieme. Mi allungo un pochino e sopra vado a fare una bella riga di eyeliner con questo qui che si chiama Expert Liner Eyeliner Waterproof. Non è proprio appuntitissimo, quindi per la parte finale avrò bisogno di un altro eyeliner. È bello ed è bello nero, molto nero, però per la parte finale appunto vado ad aiutarmi con il mio solito eyeliner della NYC, che è questo qui, piccolissimo, perfetto per la parte di precisione. Metto il mascara nelle ciglia inferiori e superiori. E per ultimo vado a definire qua sotto, vado un attimo ad illuminare, però con un colore preso dalla Different Palette che è On Matte, che voi potete trovare adesso singolarmente, e vado a metterlo qui sotto. E questo quindi è il trucco occhi che adesso vado a fare anche dall'altra parte. Com'è piccolino il mio occhio non truccato! Ok, ho finito di fare anche l'altro occhio, mi piace tantissimo, soprattutto questa luce che dà Royal. Nel frattempo è arrivato Kevin, show yourself. Hey, I can't. Okay. Il trucco che mi piace tanto e gli ombretti che ho preso di Mulac mi piacciono. Doc, forse mi aspettavo un pochino diverso, però voglio provarlo una volta, invece di sfumarlo nella piega, a metterlo totalmente sulla palpebra mobile così e fare proprio uno smoky intenso. Kevin mi sta guardando, sì. Uno smoky intenso con questo colore qui e tutto sfumato magari con Però secondo me con grigi la neri. ragione che ti viene adesso con gli occhi tuoi sarebbe bene. Adesso passiamo all'ultimo step che sono le labbra e avevo già annunciato che sarebbero state super fucsia. Utilizziamo quindi la parte della matita, questa qui, per andare a delineare il contorno. Lì sembra più fucsia, però è più rosa Barbie. Ok. Dopo aver fatto il contorno labbra con la matita, comunque questo duo matitone è un sacco carino. E vado a riempire le labbra con questo, che è da una parte rossetto liquido e dall'altra gloss, quindi ricorda un po' le Double Touch, si chiama di Kiko, o Sì, comunque identiche. cioè, Oppure il la packaging. Peau Rouge, si chiama così, di Make Up For Ever, insomma. Sì, anche il packaging. Meglio che stia buono. Sì. Anche il packaging è molto simile. E allora, vediamo se questo ha un nome. Un numero, sì, numero 16. Allora,
Allora, la prima cosa che noto di questa tinta, intanto bellissimo il colore, è che è super leggera. Quando l'ho stesa era super super leggera, non penso di aver mai avuto un rossetto liquido così leggero. Mentre la maggior parte delle tinte che ho io sono un po' comunque cremose o mousse, questo è proprio invece liquido liquido. Adesso invece andiamo a mettere il top coat, che è un gloss che è anche idratante. A differenza dello scovolino che di qua è normale, qua abbiamo uno scovolino in setole. È un sacco che non facevo le labbra non opache. So, questo è il risultato finale, è il look con tutti questi prodottini. Fatemi sapere se vi piace, a me piace molto, soprattutto non c'è niente da fare, il Royale è bellissimo, proprio luce, 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 molto bellissimo. È molto, come si dice, scrivente. Thumbs up per la Beauty Blender, che mi è piaciuta molto, e se avete qualche magari simile spugnetta da consigliarmi, da provare, che viene di meno, quindi posso fare magari il paragone, ditemelo nei commenti. Io ringrazio tantissimo ancora una volta Lastra, che mi ha mandato qualche prodotto da testare. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video con un mi piace e con un commento qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo.